Catania è viva, nessuno spenga la luce, è lo slogan scelto da CGIL, CISL, UIL, UGL, ACCI, Cooperative, Legacoop e Unicoop in occasione dell'iniziativa simbolica svoltasi questa mattina in piazza Università per scongiurare il dissesto finanziario del comune di Catania. Alla manifestazione hanno preso parte anche il sindaco Salvo Pogliese e la giunta comunale. L'obiettivo è quello di ribadire ancora una volta la richiesta del governo nazionale di un congruo contributo statale straordinario che possa consentire il superamento della gravissima crisi di liquidità delle casse comunali e lo squilibrio del bilancio, accertato dalla Corte dei Conti lo scorso 4 maggio con la deliberazione del dissesto dell'ente. Dopo la manifestazione il sindaco Pogliese e il vice sindaco Bonaccorsi sono partiti alla volta di Palermo per incontrare il sottosegretario all'interno con delega agli enti locali Stefano Candiani per un nuovo confronto con l'esecutivo nazionale sulle modalità e i tempi necessariamente urgenti dell'eventuale contributo del governo per consentire al comune di far fronte alle spese obbligatorie previste dalla legge. È una battaglia della città, certamente non di un'amministrazione o di una parte della città. Le responsabilità del dissesto verranno poi stabilite da altri, in altri momenti, non è questo il momento di fare polemica, dobbiamo stringerci attorno alla nostra città nel tentativo, non semplice, lo voglio dire con estrema chiarezza, di evitare il dissesto. Incontrerò Candiani da qui a breve, lo incontrerò a Catania lunedì 5 per avere contezza di quello che il governo può e vuole fare, soprattutto dei tempi che eventualmente potrebbero caratterizzare questo percorso per noi di fondamentale importanza, a differenza di altre città come Torino per esempio, che ha oltre 5 miliardi di euro di debiti ma che non ha un problema di liquidità. Noi in questo momento in cassa non abbiamo risorse, quindi non siamo in condizione di pagare gli stipendi ai dipendenti comunali, delle partecipate, delle cooperative sociali. Da qui a dicembre, data in cui il comune di Catania incasserà l'IMU. Immaginare di non pagare i dipendenti, le cooperative sociali, le partecipate per 3 mesi rappresenta ovviamente un orizzonte temporale di particolare gravità. Ecco perché noi, oltre al problema dell'eventuale contributo finanziario straordinario, abbiamo necessità di un'anticipazione di cassa del contributo ordinario del 2019. La situazione è sempre più critica perché sono passati mesi e non abbiamo avuto nessuna risposta da parte del governo nazionale circa la richiesta di un contributo straordinario che potesse dare a questa città un attimo di respiro per poter riprogrammare un piano di rientro che fosse utile a evitare il dissesto e quindi a continuare a poter godere dei servizi essenziali di questa città. È grave perché abbiamo contato che tra indotto e diretti sono coinvolte circa 10.000 famiglie, quindi è una situazione grave che può avere delle ripercussioni veramente drammatiche per la città, per una città come Catania. Chiediamo tutti insieme, intanto che tutti insieme le forze anche imprenditoriali, l'amministrazione, ma anche al prefetto, all'arcivescovo, ai deputati eletti di questa provincia a tutti i livelli nazionale e regionale che si mettano insieme, che facciano di tutto per poter far arrivare a Catania questo contributo, ma soprattutto per consentire a Catania di rivivere e di ricominciare ad essere amministrata in maniera positiva. Sono responsabilità che vengono dalla politica e la politica deve affrontare il tema, deve risolvere questo spinoso problema. Noi temiamo per il futuro della città, temiamo per oltre 7.000 posti di lavoro che in questo momento sono messi in gioco, sono messi in pericolo dall'eventuale default del Comune di Catania. Chiediamo al Comune di Catania, all'amministrazione comunale, di dirci apertamente se è per il dissesto oppure per salvare Catania. Noi vorremmo che non fosse scongiurato il dissesto, vorremmo che la politica intervenisse a livello regionale e nazionale, affrontasse il tema e desse la possibilità di avere liquidità di cassa, perché attraverso un piano di rientro studiato, ragionato con tutte le parti sociali, possiamo poi poter programmare il futuro della città. I segretari generali e tutti i dipendenti, direttivi, dirigenti della CISL Funzione Pubblica, della UIL Funzione Pubblica e della CGL Funzione Pubblica, per testimoniare assieme alle confederazioni, assieme alle altre categorie, il momento di disagio che sta vivendo il Comune di Catania.
noi comunque come organizzazione sindacale siamo contrari al dissesto. Speriamo che da Roma il governo intervenga con un momento di liquidità, che deve dare un contributo affinché le cose si possano appianare. Qua, per quanto concerne i dipendenti comunali, che ricordo sono 2.800, ci sono grossi problemi, grossi allarmi. Parliamo anche del precariato, c'è un'emergenza precariato, il comune di Catania ha oltre 130 precari che aspettavano di essere stabilizzati, il primo percorso si era completato e purtroppo per il mancato bilancio consuntivo non si è potuto effettuare questa manovra.